Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Vince e oggi sono qui per fare il fact time, come avete capito dal titolo. Dovete sapere per i nuovi iscritti che tipo a dicembre dell'anno scorso ovviamente feci l'ultimo fact time dove vi chiesi di farmi delle domande riguardanti il tema mentalismo o magia mentale. Non ho più risposto semplicemente per il fatto che ho sempre avuto altri progetti, altre idee, altre robe da fare e oggi sono qui per rispondere finalmente dopo circa 5 mesi dalla pubblicazione del video. Cominciamo! La prima domanda ce la fa Alessandro Botticelli che ci chiede: Fuck mind, come te la cavi con il mentalismo? Cosa ne pensi del Corinda? Per quanto tempo hai studiato mentalismo, se lo hai studiato? Se lo temi nel video sei mitico. Ciao Alessandro, allora, io ho un'idea abbastanza precisa per quanto riguarda il mentalismo e la magia mentale. Io penso che un ragazzino come noi non possa fare il mentalista puramente. Puoi fare qualche effetto che sembri di mentalismo, per esempio una previsione, una lettura del pensiero della carta, ma non si può avere un personaggio tale alla nostra età, almeno alla mia età, non so quanti anni tu abbia, ma alla mia età non si può avere un personaggio tale da poter fare il mentalista allo stato puro. Quindi, per rispondere alla tua domanda, come me la cavo col mentalismo? Me la cavo decentemente perché ogni tanto faccio qualche effetto di magia mentale più che di mentalismo. Allora, io non posseggo il Corinda, però tutti coloro che lo posseggono e che io conosco, a cui ho chiesto pareri o che ho sentito parlare di quel libro, l'hanno sempre lodato e consigliato. Sono due libri, se non erro, sì, una serie di due, i 13 gradini al mentalismo di Corinda, perché non li conoscesse, sono veramente tipo la Bibbia del mentalismo. Non vorrei dire una cazzata, però sono tipo il Card College per la cartomagia. Io non ho mai studiato mentalismo in sé, allo stato puro, per il motivo che ho detto prima innanzitutto e poi perché non è una branca della magia che a me particolarmente affascina da fare. Mi piace molto vedere il mentalismo, però non ho mai provato a farlo, semplicemente in primis per il motivo del personaggio e poi anche perché non è una branca che mi diverte fare, ma mi piace soltanto da guardare. Poi la prossima domanda ce la fa Dan the Magician che chiede: Ciao Vince, cosa ne pensi di Max Maven? Mi consigli il suo libro Prisma? Sai fare qualcosa di mentalismo? Grazie in anticipo per la risposta. Allora, ciao Dan the Magician. Allora, Max Maven è veramente un personaggio unico in sé perché è proprio un mentalista di quelli bravi, perché si vede proprio che c'è il suo personaggio e alcune persone che lo conoscono nella vita privata mi hanno raccontato che lui è Max Maven anche nella vita privata. Per intenderci, lui quando è in scena è tutto cupo, tetro, in quel modo, no? E lui lo è anche fuori dal palco, fuori dalla scena. E questa cosa mi piace come idea. E il suo libro Prisma, anche di questo libro me ne hanno sempre parlato bene, quindi sì, te lo consiglio. Allora, qualcosa di mentalismo, sì. Ma proprio qualcosa, che però è presentato più come un effetto con le carte che come un effetto di mentalismo. Perché appunto non voglio sembrare un mentalista. Poi, la prossima domanda, che è abbastanza lunga, ce la fa Ace of Spades. Ciao Vince, cosa ne pensi sul mentalismo in generale? Ti piace? L'hai mai studiato? Che libro ti consigli per iniziare ad imparare giusto qualcosa senza poi approfondire molto? Ultima domanda, il mentalismo lo consideri più difficile? Sei un grande, salutami. Allora, ciao Ace of Spades. Del mentalismo penso che sia una branca molto affascinante la magia, in particolare per il pubblico, perché pensateci, prima di fare i maghi, vedere un qualcosa che tenta di ricreare il paranormale creava veramente stupore, no? Uno lo voleva vedere perché lo affascinava, appunto questo qui per un pubblico profano è veramente bello il mentalismo. Per un prestigiatore pure è bello il mentalismo, però poi si va a gusti, c'è chi non piace, c'è chi fa impazzire, c'è chi come me a metà non fa impazzire, però vabbè, mi piace, cioè lo guardo volentieri quando c'è. Onestamente non so consigliarti qualcosa per iniziare senza approfondire molto, perché a mio parere il mentalismo è una branca che va studiata bene se uno vuol farla, perché non è facile assolutamente e quando se uno vuole mettersi a fare mentalismo deve proprio studiarselo tutto nei minimi dettagli e non penso che ci si possa fermare a un punto base. Comunque quello che intendi tu penso sia semplicemente l'effetto magari anche con le carte o con le monete di mentalismo. Quella che intendi tu è più magia mentale che mentalismo. Il mentalismo è quello proprio che si basa sul cold reading, sul phishing e cose così.
da quanto io so. Mentre quello che cerchi tu è magia mentale, cioè un effetto che simula il paranormale, ma che non utilizza vere tecniche di PNL o vari. Il mentalismo lo considero sicuramente più difficile della magia mentale, semplicemente per il fatto che non è una cosa che puoi studiarti a casa a tavolino e riprodurre poi in pubblico, ma è una cosa che va allenata col pubblico e non è affatto facile. Però come si fa a dire più facile di cosa? Cioè, se mi parli della cartomagia, sì, il mentalismo è più difficile della doppia presa sicuramente in sé, ma quant'è più facile fare un'esibizione di mentalismo piuttosto che fare un'esibizione di cartomagia? Quella lì è una domanda a cui non so risponderti, perché penso che entrambe debbano avere uno studio veramente grande e a quel punto non so risponderti. Poi la prossima domanda ce la fa Ale Pigna. Fuck mine, preferisci la cartomagia o il mentalismo? Che libri posso comprare per iniziare il mentalismo? PS saluta. Ciao Ale Pigna. Indubbiamente io preferisco la cartomagia e il mentalismo, ma quella sono gusti personali. Non sto assolutamente dicendo che una branca è migliore dell'altra, ma semplicemente dicendo la mia opinione, la mia preferenza. Per iniziare a studiare il mentalismo penso che i due testi migliori, da quanto ho sentito, sono il Corinda e Te lo leggo nella mente di Mariano Tomatis. Sono due testi che mi hanno sempre consigliato, hanno sempre consigliato ad altra gente che io conosco, e quindi penso siano i due migliori libri per cominciare. Poi la prossima domanda ce la fa Andre Tobia. Fuck mine, secondo te qual è il miglior mentalista? Cosa hai pensato durante la giornata con Danita Orti? Salutami, se grazie, sei un grande. Allora, il miglior mentalista che io abbia mai visto, che mi ha veramente stupito, in realtà sono due. Uno è Christopher Castellini, che è un ragazzo sulla sedia a rotelle, tra l'altro mi ha veramente emozionato, vincitore FISM al campionato europeo 2017 di Blackpool. Mentre l'altro non mi ricordo assolutamente il nome, ma voi ve lo ricordate sicuro. Vi dico che è arrivato sicuramente in finale a Italia's Got Talent di qualche anno fa e mi ha veramente stupito. Non ho capito assolutamente come abbia fatto quella routine veramente assurda. Quindi lui. Poi la prossima domanda ce la fa Film Magician Wizard. Fuck mind, qual è il migliore effetto di mentalismo da te conosciuto secondo te? Quanto ti piace da 1 a 10 il mentalismo? Cosa ne pensi del Corinda? Vale il suo prezzo? Mi saluti, grande amici, sei un grande. Allora, innanzitutto ti saluto. Ciao Film Magician Wizard, grazie mille. Penso che io l'effetto di Mental Magic che faccia che sia il più bello di tutti è una lettura del pensiero con una previsione molto carino. Mi pare fosse di Danita Ortiz, non sono sicuro però. Da 1 a 10 il mentalismo mi piace 7, semplicemente per il fatto che ho fatto una sorta di media. Perché da vedere mi piace veramente molto, quindi gli avrei dato 9. Mentre da fare non mi piace tanto, gli avrei dato 6, quindi 7. Facciamo metà, un po' di meno di metà perché ci sono branche della magia che mi piacciono molto di più, però mi piace anche molto il mentalismo. Il Corinda non l'ho mai letto, però come ho già detto me ne hanno parlato molto bene e penso valga il suo prezzo, sì. La prossima domanda ce la fa Giovanni Catania 3 e ci chiede: fuck mind, effetto di mentalismo preferito con le carte ed in generale? L'effetto preferito con le carte che mi diverte di più fare si chiama Mentalismo por Eliminación di Danita Ortiz. Mentre in generale è quello che dicevo prima, penso sia anche lui questo di Danita Ortiz con le carte, però non mi ricordo il nome purtroppo. Poi la prossima domanda molto interessante ce la fa Serena La Saponara, che chiede: cosa ne pensi del mentalismo? Cioè, credi che sia una magia per ingannare la gente facendo credere che leggi veramente nella mente, anche se sono solo giochi matematici? Cosa ne pensi di Luca Boni e del circolo Amici della Magia? Allora, sì, nel mentalismo una cosa che ancora non ho detto è una cosa fondamentale: la presentazione. Senza presentazione nel mentalismo non si va da nessuna parte. In realtà l'ho detto ma non l'ho esplicitato in questo modo. Perché? Perché all'inizio, se vi ricordate, vi ho detto del personaggio. Non si può andare da nessuna parte a fare mentalismo senza un personaggio che possa fare mentalismo. Quindi una persona, insomma, per leggere nella mente non sei uno scemo qualunque, per farvi capire. Io penso quindi che la presentazione sia praticamente tutto nel mentalismo. Quindi anche se sono giochi matematici si può creare veramente un miracolo. Io penso questo. Di Luca Bono e del Circolo Amici della Magia, allora penso bene. Allora, Luca Bono lo ammiro perché è veramente molto bravo secondo me, mentre il Circolo Amici della Magia, ci sono stato a Expo Magia, tra l'altro ci siamo incontrati, Serena, e mi è piaciuto veramente molto. È un bel circolo, un ambiente affiatato con tanti ragazzini che vogliono imparare. Poi vabbè, io l'ho visto nell'ambiente di Expo Magia, però immagino sia sempre un bell'ambiente.
Ragazzi, quindi le domande finiscono qui. Ce n'erano altre, ma erano un po' ripetitive, quindi ho preferito non rispondere. E altri mi hanno chiesto se potevo far vedere un effetto di mentalismo. Fatemi sapere qui sotto se volete vedere un effetto di mentalismo fatto da me, perché se lo volete ve lo faccio volentieri, insomma, vi porto la performance. Detto questo, ragazzi, per un prossimo Fact Time fatemi qui sotto le domande. Fatemi qua sotto delle domande di qualunque tipo, su qualunque tipo di magia. Risponderò solo alle domande inerenti alla magia con l'hashtag Fact Time. E detto ciò, spero che vi siate divertiti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!